Allora, faccio un'altra domanda ora, parliamo del diabete. L'insulina, possiamo vederla un po' come la tua più grande antagonista per via della malattia che hai, oppure come una tua amica che ti ha salvato la vita? No, la vedo assolutamente come parte della mia vita. Non è né amica né antagonista. Io semplicemente senza insulina non sopravvivo. Quindi non può essere un antagonista, non è nemmeno un amico. È parte della vita, come può essere di una vita con una patologia, l'acqua. L'acqua non puoi vederla come antagonista o come amica, è parte di te, il cibo è parte di te. Però io sono diabetico da quando ho 9 anni, qui è come allacciarmi le scarpe per me, è parte della mia vita, non ricordo la vita pre-diabetica. Dopo il viaggio sei guarito? Non cercavo una guarigione. Diciamo che il viaggio mi ha aiutato a avere maggiore consapevolezza, toccare con mano le mie ideologie, i miei pensieri, avere la certezza di poter contare su me stesso e sugli altri. Sinceramente credo anche che non ci sia la volontà da parte del sistema di risolvere il diabete, perché è un business troppo grosso. Quello su cui si stanno focalizzando le case farmaceutiche è solo di migliorare la vita, la qualità di vita dei diabetici, ma non stanno cercando la cura.